Acquistato dalla Fondazione Carifano il 10 maggio del 2019 per 1.400.000 euro, Palazzo Zagarelli, oggi Borgo Gelli a Veduti, verrà messo a disposizione della città e diventerà una casa della cultura. Lo scorso anno sono partiti lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di circa 2.500 metri quadrati con ingresso nella centralissima via San Francesco, nel centro storico di Fano. Entro l'estate terminerà il primo stralcio dell'intervento, che consiste nel rifacimento delle facciate e nella sistemazione del tetto per la messa in sicurezza dell'edificio. Il costo di questo primo stralcio è inserito in uno stanziamento che la Fondazione ha definito in 800.000 euro, che serve per appunto questi primi interventi. E quanto alla possibilità di individuare una data per riconsegnare il palazzo alla città, beh, è abbastanza difficile oggi avventurarsi in una affermazione di questo tipo. Dipenderà anche da come andranno le rendite finanziarie della Fondazione, visto che siamo impegnati su tanti fronti e il momento non è particolarmente dei migliori. La contessa Giuliana Borgogelli a Veduti, che ha offerto in vendita l'immobile, continuerà ad abitare nel piano nobile dell'edificio, costruito tra il 600 e il 700. Tra gli interventi già eseguiti rientrano la rimozione dei cavi e la messa in sicurezza dei dipinti murali e delle decorazioni, come quelli posti all'ingresso del primo piano. È iniziata inoltre la cernita della documentazione di archivio, che verrà catalogata e digitalizzata grazie alla collaborazione di un socio della Fondazione, il dottor Daniele Diotallevi. Per poter sviluppare questo programma si è dovuto in una qualche maniera anche poi liberare le facciate da tutti quelli che erano un po' i cavi delle singole sottostrutture esistenti, delle singole infrastrutture, dall'Enel, la Telecom, per restituire un po' a quella che è l'architettura complessiva di tutto il complesso una dignità, insomma, ecco, consona e comunque un'emergenza architettonica significativa. Ad illustrarci invece i lavori strutturali è l'ingegner Lorenzo Zandri. Il lavoro è consistito nella sostituzione delle travi ammalorate, nel recupero di quelle che è stato possibile mantenere sul posto, poi mantenendo un concetto generale chiaramente di restauro, di risanamento conservativo, e quindi è stato poi irrigidito il pacchetto di copertura con un tavolato con del compensato OSB, non fruttando getti di materiale più recente, e quindi poi una sabbiatura delle parti necessarie e un generale restauro, insomma, risanamento. Marco, quali difficoltà avete dovuto affrontare visto che siamo proprio nel pieno centro storico? Le difficoltà sono di carattere logistico. È un cantiere di grosse dimensioni e già far portare i materiali in cantiere è difficilissimo, perché non è che possiamo arrivare con dei mezzi di grossa portata, e quindi bisogna scaricarli altrove e poi piano piano avvicinarli al cantiere. Già la stessa gru è stata un'impresa portarla dentro, tutta a pezzi, montata, veramente come degli acrobati. Poi soprattutto è importante anche la sicurezza, perché si tratta di strutture vecchie, non sai se di cedimenti, quindi devi andare sempre passo dopo passo, verificare, una somma di interventi che rendono il cantiere molto difficile, ecco. Però ecco, per noi è una soddisfazione poter mettere le mani su un lavoro del genere, ecco.